Immagina di svegliarti in un mondo senza energia elettrica, in perenne blackout. Niente smartphone né intrattenimento, nessuna comodità, ma tanti disagi. E se ti dicessi che esiste una tecnologia in grado di salvarti da questo incubo? Sono stato invitato da Anker alla presentazione del suo nuovo sistema di ricarica residenziale, la batteria Solix X1, uno dei sistemi più completi e sicuri sul mercato, l'unica in grado di permetterti di sopravvivere per diversi giorni staccati dalla rete elettrica grazie alla sua capacità fino a 180 kWh. E questa è solamente una delle sue incredibili caratteristiche. Dal suo sistema OPS intelligente che interviene in meno di 10 millisecondi al suo design accattivante innovativo, con uno spessore di soli 15 cm. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo incredibile prodotto che ci permette di raggiungere l'indipendenza energetica. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo! L'elettricità è il motore invisibile che alimenta ogni nostra azione, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire. Siamo sempre connessi a una rete di energia ed è proprio grazie all'elettricità che negli ultimi 100 anni la nostra società ha potuto svilupparsi e migliorare sotto tanti aspetti. Tuttavia, questa rivoluzione ha avuto un rovescio della medaglia. Siamo diventati sempre più dipendenti dall'energia elettrica. Siamo costantemente attaccati a un cavo, a una presa, incapaci di immaginare una vita senza elettricità. In questo contesto, le batterie diventano quindi fondamentali per portarci in una nuova era, dominata dalla sostenibilità e dalla libertà. Anker ci ha abituato molto bene per quel che riguarda i sistemi di ricarica dei cellulari, le power station, e adesso arriva con questo prodotto per il sistema fotovoltaico residenziale. Molto molto bella, resistente, ma soprattutto un display che trasmette davvero tutte le informazioni. Laddove la maggior parte dei produttori vanno a rimuovere il display o a sostituirlo con piccoli LED, qua abbiamo una grafica, un'infografica molto chiara di quella che è la produzione del solare, quello che è ovviamente la percentuale residua e quelli che sono i consumi domestici. E questo ovviamente è in diretta, perché sopra la nostra testa, in questa esposizione qua, abbiamo i pannelli che stanno fisicamente producendo energia e sta venendo gestita in tre pacchi d'accumulo da 5 kWh cada uno. La tecnologia la troviamo poi soprattutto in tutto quello che è il mondo della gestione. Grazie a un'ottimizzazione a livello di modulo, questo sistema qua riesce a gestire in maniera molto intelligente la fase di carica e la fase di scarica, così da massimizzare l'energia accumulata. Questo processo permette di risolvere eventuali mismatch e di accumulare fino a 2000 kWh in più di energia nei prossimi 10 anni grazie alla gestione indipendente. Troviamo inoltre una cura estetica davvero particolare. Basti pensare che è una delle batterie più sottili che io abbia mai visto sul mercato, proprio perché è molto molto sottile. E l'estetica, beh, parla da sola, c'è una cura del dettaglio come questa striscia LED che rende l'Anker Solix uno dei prodotti sicuramente più belli e curati. Qua alla mia destra poi potete trovare anche la versione da 10 kWh, quindi con delle dimensioni sicuramente più compatte, ma sempre estremamente sottile. Ovviamente poi tutta la tecnologia Anker la ritroviamo sulle applicazioni, con il cloud e in una gestione intelligente di tutti quelli che sono gli elettrodomestici principali di una casa 100% elettrica, quindi dai carichi domestici al sistema di ricarica Anker proprietario e anche alle pompe di calore. Tutto questo con una centralina di controllo che permette di creare un ecosistema domestico a 360 gradi. Il compito principale delle batterie, infatti, è quello di ottimizzare l'uso dell'energia rinnovabile prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto di casa. Questo aiuta a risparmiare sulle bollette energetiche e riduce la dipendenza da fonti non rinnovabili, contribuendo ovviamente alla protezione del pianeta e alla lotta contro il cambiamento climatico. Ma per farlo dobbiamo essere certi che questi sistemi siano i più sicuri possibili. Per questo il sistema di accumulo Anker Solix X1 è stato testato e portato all'estremo proprio per garantire al 100% il funzionamento di questo prodotto in ogni condizione. Vediamolo un pochettino nel dettaglio. Abbiamo tre pacchi batterie da 5 kWh cada uno e un inverter ibrido. Da questo inverter qua andiamo a gestire tutto l'ecosistema, quindi il sistema di ricarica delle batterie, il campo fotovoltaico e anche l'uscita di backup. Non abbiamo tante componenti accessorie, ma è tutto integrato nella medesima scocca, gestito da una striscia LED che, oltre a essere un tocco di stile, va a comunicare, a trasmettere informazioni. Informazioni che ritroviamo anche facilmente all'interno del display, dove possiamo vedere lo stato. In questo caso qua siamo off grid, quindi si può vivere off grid tutto
Questo box viene alimentato attualmente da questa batteria qua, che è stata testata per lavorare dai meno 20 ai più 55 gradi, 10 anni di garanzie e una silenziosità inferiore ai 35 decibel. Parlando di sistema anti-blackout, di sistema UPS, questo forse è davvero il primo sul mercato che rispetta le caratteristiche. Infatti il sistema UPS in caso di blackout interviene in maniera estremamente rapida, meno di 10 millisecondi. Quindi in maniera molto molto rapida rispetto agli altri competitor che hanno a volte anche qualche secondo prima che si attivi il sistema anti-blackout. È un sistema di gestione davvero intelligente, proprio perché grazie al software, grazie alle previsioni meteorologiche, può andare a gestire la carica in previsione di un temporale. So che sta per arrivare un temporale, molto bene, allora mi vado a caricare anche prelevando dalla rete per essere sicuro che ci sia abbastanza energia di riserva, perché spesso la concorrenza dà la possibilità del kit anti-blackout ovviamente e di andare a regolare tramite applicazione, no, quant'è la percentuale di riserva da mantenere in caso di blackout. Questo sistema qua è davvero intelligente, va a integrare una funzione, non solo lato marketing, ma la va a implementare con delle funzionalità concrete, quindi una rapidità di attivazione e una gestione energetica intelligente, prevedendo effettivamente quando ci serve. Se quando la mia casa malauguratamente va in blackout non ho abbastanza energia perché ho una riserva solamente del 20%, capite che questa funzione diventa poco utile, poco concreta. È inutile negarlo, ormai siamo dipendenti dall'utilizzo di energia elettrica e, diciamolo, forse anche troppo dipendenti dalla tecnologia. Qualcuno potrebbe dire che passiamo anche il tempo in macchina attaccati a una spina, anche se nella realtà non è così, perché come vedete le macchine sono parcheggiate mentre si stanno ricaricando, ed è sempre bene ricordare che stiamo usando l'energia elettrica per ricaricare le nostre auto perché dobbiamo salvare il pianeta. Se no, dove andremo quando decideremo saltuariamente di staccare la spina? Se non c'è più un pianeta da proteggere, dove potremo andare a ricaricare le nostre batterie con la nostra famiglia, staccati dall'energia elettrica, liberi dalla tecnologia? Viviamo una relazione complessa con l'elettricità, non possiamo farne a meno. E in questo rapporto particolare le batterie ci offrono libertà, autonomia e sicurezza, perché ci danno la possibilità di gestire in maniera intelligente energia, e l'energia deve essere gestita in maniera intelligente. Anker con la sua Solix va a gestire il mondo domestico, ma ovviamente troviamo un'esperienza dei sistemi di accumulo a partire dal piccolo power bank domestico sino alle power station. Perché? Perché in questo legame continuativo uomo-energia, avere a disposizione sistemi di accumulo portati intelligenti, quindi con illuminazione integrata, permette di amplificare questo rapporto, e la libertà ce l'abbiamo se possiamo avere sempre con noi energia elettrica. E questo anche l'ha capito, quindi dalla power bank per cellulari alla power station sino alla batteria d'accumulo per il mondo domestico residenziale. E parlando di impianti fotovoltaici residenziali, Anker non si è dimenticata del 50% della popolazione italiana che vive in condominio, laddove le condizioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto sono sicuramente più complesse. Power bank, power station e anche sistemi fotovoltaici da balcone. Forse avrò la possibilità nelle prossime settimane di testare questo nuovo sistema, ma vediamo nuovamente anche in questo prodotto qua come Anker nel suo ecosistema di sistemi di accumulo va a pensare anche per tutti coloro che, volenti o nolenti, vivendo in condominio, non hanno la possibilità di sfruttare un campo fotovoltaico idoneo. Bene, questo sistema qua, come vedete, componibile e modulare, permette di andare a gestire anche i carichi domestici in maniera del tutto efficiente e diversa dalla concorrenza. Anker, nella sua gamma di sistemi di accumulo che mettono in comunicazione l'essere umano, l'abitazione, ha lanciato da poco anche il suo sistema per il fotovoltaico da balcone, con una vita utile di 15 anni e una garanzia di 10 anni. Ed ha un'espandibilità senza paragoni. Infatti questo è uno dei sistemi più completi per il fotovoltaico residenziale, grazie a ben 4 MPPT,
disposti nel microinverter a bordo macchina. Così facendo si possono andare a collegare fino a 4 pannelli, ognuno indipendente, laddove la maggior parte dei competitor ha un solo ingresso di fotovoltaico, quindi va a subire quelli che possono essere il mismatch tra vari pannelli. Anche con il suo sistema riesce ad ottimizzare la produzione fotovoltaica e ottimizza anche la gestione dell'energia grazie allo smart meter. Grazie a questa componente riesce a gestire in maniera intelligente i processi di carica e scarica del sistema d'accumulo, perché ti ho già raccontato in passato degli altri sistemi fotovoltaici di come il mini fotovoltaico possa essere spesso zoppo, proprio perché non produce abbastanza energia per coprire le utenze domestiche e non riesce a seguire effettivamente i flussi dei consumi domestici, mentre Anker con il suo sistema permette di ottimizzare anche l'autoconsumo in maniera intelligente, caricando e scaricando il sistema di accumulo quando necessario e ovviamente dando la massima libertà, perché si può facilmente espandere il sistema con pacchi batterie che si possono aggiungere letteralmente da fai da te con un sistema plug and play. In questo viaggio a Monaco di Baviera ho avuto l'opportunità di riflettere a fondo su quello che è il nostro rapporto di dipendenza reciproca tra noi e l'energia. Consumiamo quotidianamente tantissima energia, perché l'energia ci dà la possibilità di connetterci con le persone, di lavorare e di avere qualche agio. Ma questo utilizzo estremo sta danneggiando il nostro pianeta. Ed in questo contesto ci sono due soluzioni. Scegliere quando possibile di staccarsi dalla tecnologia, di usare meno energia, anche solo facendo una rampa di scale invece che sfruttando un ascensore. Oppure scegliere di produrre l'energia che ci serve in maniera sostenibile con l'installazione dei pannelli fotovoltaici, gestirla in maniera intelligente con l'utilizzo di sistemi di accumulo. Gli stessi sistemi di accumulo che ci permettono di mantenere il comfort e la sicurezza delle nostre case anche in caso di blackout, che ci danno la possibilità di risparmiare soldi e proteggere il pianeta.